prima via Orazio 73. Moto Shop 2000. Siamo in via Nazionale Appia per Santa Maria Capo Vetere. Moto e moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. BMC Moto Store, via Ferrante Imparato, nel complesso Napoli Est. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Come ogni anno, insomma, giustamente le aziende fanno provare tutte le loro moto della gamma nuova dell'anno successivo. In questo caso l'anno è il 2012, noi abbiamo portato tutta la gamma delle moto Husqvarna facendo due giorni di eventi, un evento di due giorni qua in questo pistino appositamente modificato con un tracciato un po' cross, un po' enduristico, in modo che sia i piloti esperti, sia i piloti meno esperti o il neofita che si avvicina a questo sport ha la possibilità di provare un attimino tutta la gamma sia nel fettucciato sia sui salti come una pista cross. Dalla 250 alla 449, la 250 è più, diciamo, sono due compromessi diversi. La 449 è una moto più per l'appassionato, l'enduro, però la 250 è una moto più competitiva rispetto, secondo me. Io mi trovo meglio proprio peso, leggerezza con la 250, motore e... bello. Anche per il fatto di elasticità, di velocità, sì. Di percorrenza, giusto? Sì, proprio la ciclistica della 250 e della 310 secondo me è imbattibile. C'era una simulazione di battaglia. Cioè, tu che avete provato? 4,49 cross and 2. Che cosa di differenze, motore, ciclistica? Il cross è cattivo, l'enduro è più docile da domani. Cross. Sì, è cattivo il cross, l'enduro è per fare enduro. La 310, la 250 sono più alla mano, più gestibili, invece più si sale con la cilindrata più è cattiva la moto. Tanto. Diciamo se acceleri tanto è inguidabile. Beh, per fortuna grazie a Fuori Giri ho potuto provare tutta la nuova gamma Husqvarna e quella che mi ha colpito di più sinceramente è stata la TE310. Il nuovo prodotto Husqvarna è stato veramente ben riuscito e riesce l'erogazione sicuramente e la qualità dei materiali. Ho provato la 125, due tempi. Come moto è una bella moto, ha dei bei, ha una bella erogazione di motore, diciamo che andrebbe benissimo, sì. No, ho provato la 310. La 310 è una moto molto bella, solo che la vedo un po' troppo leggera. Potente e un po' leggera, però è molto bella da gestire. Quest'anno il trofeo sarà ancora più importante perché sarà un trofeo completamente per il Sud Italia. L'anno scorso l'abbiamo ristretto solo esclusivamente alla Campania per una questione di gestione, perché dovevamo iniziare a provare e vedere un attimino come andava. Quest'anno Husqvarna, visto il successo del 2011 e del 2012, vuole il trofeo Sud Italia, quindi comprende le regioni Lazio, Umbria, Marche, Puglia e Molise e Calabria, quindi sarà sicuramente un grande trofeo con una grande affluenza, visto che i laziali l'anno scorso ci hanno chiesto di poter partecipare, ma purtroppo per accordi abbiamo dovuto dire di no. Quest'anno il trofeo è aperto a tutte le regioni Sud Italia. Stiamo facendo gli ultimi preparativi, ci stiamo allenando, adesso prima della Dakar abbiamo l'ultima prova del cross country europeo, dove io sono secondo in classifica. Adesso settimana prossima vado in Spagna a difendere la mia seconda posizione, quindi speriamo bene. Dopodiché il 26 si parte per la mitica Dakar. Siamo una stazione sportiva, una ASD, da poco tempo che ci siamo imbarcati in questa avventura, sperando che tutte le forze amministrative capiscano il nostro sacrificio e ci portino a un certo livello anche per far conoscere agli altri la pista, questa realtà. Cosa che sta accadendo? Perché mi dicevi che il comune di Camigliano mi sta aiutando. Il comune di Camigliano, che è un comune virtuoso a 5 stelle, e che il sindaco è il carissimo Enzo Cenname, e quindi è lui che ci sta dando un grande aiuto a livello di tutte le cose che è possibile per un imprenditore che ha bisogno di aiuto burocratici. E stiamo facendo tutto quello che ci chiede l'amministrazione, in tutto e per tutto. Siamo all'uscita del casello di Capua, da non confondere con Santa Maria Capua Vetere. Casello di Capua, uscita casello di Capua, seguire l'indicazione Camigliano, un due minuti e state da noi. Dovete solo pagare il casello, se non lo pagate sono fatti vostri. Ci vediamo alla prossima, grazie. Un bacio, ciao.